Disse il serpente, tentando Eva, Adamo dorme, togli la mela, quando si sveglia, tu gli dirai, mangia la mela, e Dio sarà. Alle commissioni nazionali per i mass media. È terminata la trasmissione del radiogiornale che, tradotto in altre lingue, va in onda dalle ore 15:15 in poi. Qui la Radio Vaticana. Fine della trasmissione in lingua italiana. Laudetur Jesus Christus. Buongiorno. Buongiorno. Non c'è un portiere qui? Sì, c'è. Sono io, desidera. Ma una camera, no? La 14. E un facchino c'è? Sì, c'è. Sono io. La valigia, prego. Vieni, cara. Signore! Sì? Potremmo lasciarla qui, la valigia? No, no, mi occorre in camera. Prego. Sai, cara, di solito scendo all'Hilton, ma con te ho preferito questo alberghetto romantico. Che c'è? Perché piangi? È successa una disgrazia. Di che si tratta? Mentre lavoravo, mi si è rotto il guanto. Ah. Beh, non ti preoccupare. Se è maschio, lo chiameremo Andrea. Eccoci qua. Venga. Piano, faccia piano. Sì. Non c'è un cameriere qui? Certo che c'è, sono io. Tra due ore mi porti uno zabaione. Va bene. Grazie. Ma cosa fare qui?
Ma non gliel'ho già data? Sì, per il facchino, ma per il cameriere? Va bene. Mi raccomando, non voglio essere disturbato da nessuno. Ci penso io. Intesi? Buon lavoro. Vado, vado, sì. Senti un po', è il bagaglio. Mio, 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 levati dalle balle. Ma chi l'ha fatta le pulizie oggi qui? Che schifo! Le ho fatte io! Vecchietto, non scende. Ma è già sceso. E dove sta? Io in questo alberghetto non ci vengo più se non mettete l'ascensore. Andiamo, cara. Franco! A tavola! Novità oggi? Le solite quattro mignotte. Porca vacca! Tu c'hai il potere di farmi uscire fuori dai gangheri. Quante volte te lo devo dire che questo è un albergo di classe? Chiaro? Chiaro. Che fai? Non mangi? E cosa mangio, sto gran pezzo? Non voglio parolacce qua dentro. Io ho fame, capisci? Ho fame. Fame, fame, il signorino ha fame. Ma è mai possibile che non sei capace di fare il minimo sacrificio per me? Minimo sacrificio? Eh? Sono due mesi che mi tieno a stecchetto. La dieta la devi fare tu, non io. Il dottore l'ha ordinata a te, non a me. Sto figlio di una mignota. C'hai ragione quella santa donna di mia madre di dirmi che non devo fare affidamento su di te, perché tu lo sai quello che sei. Tu sei un buono a niente, ecco quello che sei. È buono l'altro. Quale altro? L'altro. Quello del secondo piano. Quale altro? Tu gli porti tutti i giorni le fettuccine fumanti. Il secondo. Zitto, Non lo nominà quello, sa. Marcello sta male. Ha bisogno di mangiare per nutrirsi, capito? Sono 5 anni che sta male e non muore mai. Io lo vorrei proprio vedere in faccia, ah, quel no. Signorino. Non ti permettere, sì. Non ti permettere né te né nessuno lo devi toccare quello. Nessuno! Chiaro? Chiaro? E adesso mangia. Ti devi mettere in forza per lavorare. Subito. Eccomi.
Desidera? Avete una camera? Sì. Per quanti giorni? Ho sentito, pupa! Per quanti giorni? Io con te sono la vita! Con me? No, con lei! Certo. Ecco, è la numero 20. È la stanza vicino alla mia. Andiamo, te sbrighi? Ma guardi, ti piacerebbe? Beh, insomma. Invece me la scopo solo io! Aspetta, aspetta! Oh, ma che te prendi? Ma è possibile, uno non si può far riposare in pace che arriva lui. Ma che te lo dico qualche cosa oggi? Ma dico, mi fai pure diventare volgare, sto stronzo. Siamo pure marito e moglie. E alle 3 del pomeriggio che sembra l'ora adatta per ricordarmi la disgrazia più grossa della vita mia. Lasciami perdere, va. E se proprio ce n'hai tanta voglia, usa la manina destra. Va, caro, va. C'ho sonno, fammi dormire. Sono mancino. Vieni, caro mio. Vieni, amore. Vieni, mia braccia. Vieni. Sì, sì. Mi fai morire. Oddio. Sì. Oh, che piccioncino. Vieni, vieni, vieni. Basta, ti basta, ti basta. Vieni, ancora, ancora, sì, te lo do ancora, sì. Sì, sì, ancora, ancora, sì. Finitela! Basta, c'è una scatola, vieni. No, sono io che ho le scatole piene. Anzi, due scatoloni grossi così. E lo sai cosa faccio? Me ne vado da questo casino. Non ti permettere, sai. Casino, casino, casino. Me ne vado da questo casino infernale. Sì, dove i signori clienti arrivano a mangiare io no. Dove dormono io no. Dove scopano io no. Me ne vado. E dove vai, cretino? Me ne vado in un posto dove potrò fare il comodaccio mio. Sì, e dove non sarò più costretto ad alzarmi di notte per andare ad aprire a tutte le zoccole che arrivano. Me ne vado. E allora vai, vai, lo sai che ti dico? Che tanto tu torni qui da me e lo sai perché? Oh? Perché senza di me non vali niente, niente, niente. Mi fai ridere. Vedi, vedi. Ti me ne vado, me ne vado. Bottanazza. E chiudi la porta. C'è qualcuno? Chi è? Haug? Senta, ma che sta facendo dei segnali a degli indiani? Ma che segnali? Sto facendo le fumette per via da goccia al naso. A me l'aria di Roma mi fa male. Un giorno caldo, un giorno freddo. Non fossi mai tornato, stavo così bene in Arizona. Ma lei che voleva qualcuno? Ecco, io vorrei visitare l'appartamento che si fitta. Che si fitta? Ma che si fitta l'appartamento qui? Eh sì, è scritto fuori sul cartello.
Un cartello? Certo. Ma quale cartello? Qui non ci stanno cartelli. Pierino, sai niente se si è vitto l'appartamento? Ah, sì, quello lasciato libero da artista. Quello magnato dai topi. Ah, ma lei mi ha detto l'appartamento. Quella è una tovaglia. È all'ultimo piano. Mi dia la chiave. Sopra aperto, si vuole può prendere l'ascensore. Sia stanco. Sì. Perché non si apre? È rotta!
Doria! Ai, ai, ai! Che colpa ne ho! Ai, ai! Ferma, ferma, ferma! Si sente male! Che c'è? Si sente male! Che... Ma che ma... Ma che matta stai? Oh. Oh, amma, amma. Basta. Oh, basta per oggi. Oh, mi hai distrutta. Oh. Io? Ma che minchia riesci? Stronzo. Pensa a aggiustarti la cerniera piuttosto. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Proviamoci insieme. Ecco, troviamo il sistema. Venga, dove va? Mi scusi, ma non ci siamo neanche presentati. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ecco, tenga le 500 lire. Lei mi potrebbe fare... Magari, ragazzo mio, ma sono vecchia, beh, ormai. Ma chi ha capito? Mi potrebbe fare un piacere. Ho la chiusura lampo rotta che non va né oh, su e né giù. Ma se solo per questo ci penso io. Come faccio a togliere i pantaloni? Se li tolga, Oh, oh, ma che fa? Mi rovina tutto il pantalone. Si accomodi nella latrina, che ci penso io. Mi scusi, eh? È la prima volta. Tenga, mi scusi. Azione! Continui, continui pure tranquillo, eh. Oi. Lei ha una faccia straordinaria, vero Lallo? Ma questa è un'invasione, ma chi siete? Ma io... Scusi, sa, ma stiamo facendo un'inchiesta dal vero per la televisione. Italiani al cesso. Io l'ho proposta alla televisione, sono impazziti. E a me che me frega? Ma mi sembra giusto che uno non può stare in pace neanche al gabinetto. Però non mi stia così teso, si rilassi, si rilassi. Ma che mi rilasso con tutti voi che guardate come se fossimo allo zoo, eh? Bravissimo, è tipo giusto per inserirsi in un discorso di livello intellettuale. Io la ringrazio, ma non sono io, guardi. Ah, stop! Stop pure io. Io non mi sbaglio mai, sa? Lei non è uno stronzo. Mi fa piacere, ma si vede attraverso le dita. Lei è nella posizione ideale per far carriera in televisione. Io? Grazie. Guardi. Che c'è? Venda questi, per il suo disturbo. Ma sono per me. Certo. È la prima volta che mi pagano per questo. Se vuole, ne può guadagnare parecchi di questi, sa? Le interessa? Certo che mi interessa. Io al gabinetto ci vado 3 volte al giorno, piace nemmeno qui. Riportali là in fondo.
No, ci ho ripensato. È meglio qui. Non ti spogli? Certo. Coraggio, su. Niente male. Hai un non so che di felino, di scattante, di crudele. Deve essere molto eccitante subire la tua violenza. Modestamente. E invece sarò io a farti subire la mia. Sarò io che ti farò impazzire. Tu non sai di che cosa sono capace. Non sai che cosa fare con un uomo come te. Adesso sdraiati, eh? Là. Guarda che cosa ti do. Vieni. Carini, eh? Adesso sdraiati, bravo, giù. Così, bravo. E non ti muovere. Così. Chiudi gli occhi. E concentrati. Sì. Concentrati. Concentrati profondamente. Sempre di più. E non aprire gli occhi finché non te lo dico io. Ti farò provare un amore raffinatissimo. Oh. Sei contento? Yes. Ti sei concentrato? Oui. Sei pronto? Sì. Assassina! È stato bellissimo, ho goduto tre volte. Sì, sì. Furbaccia. Ora tu ti metti sopra la rete e io vado alla spina. No, 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 sì, no, adesso sì. Basta. E poi a me non piace mettermi sulla rete. Ma vedrai. Non mi eccita. Ed è divertente. Hai visto che in fondo ti è piaciuto? Certo. Soltanto in pochi, sai, sono capaci di godere in questo modo. Guarda che mi hai fatto. Ma dai, che non è niente. Ma come mi hai graticolato? Ma non è niente, dai. Ma come non niente? È niente? Mi stavi arrostendo. Questi sono scherzi che non mi piacciono. Non mi piacciono. E poi dimmi una cosa. Ma tu sei matta? No. Sei scappata dal manicomio? No. E allora chi sei? Come ti chiami? No. Fra noi due niente nomi, né generalità né stato civile. Va bene, ma in qualche modo ci dobbiamo chiamare, No. Ma se proprio mi vuoi chiamare in qualche modo,
Chiamami... Sì? Chiamami... Come? Come? Così. E io? Tu? Sì. E tu? Tu? Come? Minchia. Scusami, perché io... E tu? Non è meglio che io mi chiami... E tu? No, 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 no. E ti voglio dare anche il cognome. Senti, senti. No! Margherita! 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 E che cavolo c'hai da strilla tanto? Tutto quel sangue. Come sei delicato. È che mi stavo radendo i peli delle gambe e a un certo punto mi sono tagliata. Tutto qui. E porca vacca, quel rasoio si potrebbe anche affilare ogni tanto, no? I peli delle gambe. E così sei tornato all'ovile. La vacanza è finita, caro. Non sono tornato per niente. Sono venuto così per prendere la mia roba e andarmene via. La tua roba? Certo. Scusa, sai, ma mi fai tanto ridere. Perché? Perché? Perché tu, mio caro, qua dentro sei entrato senza niente. E di conseguenza, se te ne vuoi andare, te ne vai, ma senza niente. E con le marchette come la mettiamo? Quali marchette? Che fai, comincia a offendere? Il passato è passato. No, no, i miei diritti di lavoratore. Io ho lavorato in questa casa. Lavoratore? Caro, tu dimentichi un piccolo particolare, che sei mio marito. E come marito non ti aspetta proprio niente. Niente? Assolutamente niente. Io credevo che al marito... No, il marito niente. Il marito? Niente. Allora me ne vado. Vai pure. Addio. Ti ho detto no e poi no. Non ho voglia di fare l'amore. Mi sono psicanalizzata, ora vedo chiarissimo in me. Io posso fare l'amore solo con chi amo o con chi mi assicura una posizione. Ma tu lo sai che io non ho una lira. Appunto, lo vedi? Non posso fare l'amore con te. Però la prima volta tentasti di violentarmi. La prima volta è stato un impulso... inconscio, il piacere della conquista, della violenza a livello animale. Mi capisci? E la seconda volta? La seconda volta distintivo non c'è stato proprio nulla. È stato un fatto tecnologico. Ah, era tanto tempo che volevo sperimentarlo. Ah. Sì, lo lessi in un articolo intitolato Sesso e tecnica nuovi. L'aveva scritto l'elettricista addetto alla sedia elettrica di Sing Sing. Ah. Vieni qua. Non fare quella faccia. Devi avere pazienza con me. Tu mi sei simpatico, ma ancora non ti amo. Dobbiamo conoscerci meglio prima. Dammi il cappotto, su. E riposati. Sdraiati lì. A che cosa pensi? Penso che qualche volta dovresti stare sotto anche tu. È dura la rete, eh? Ti fa soffrire. Quando soffri hai un'espressione così intensa. Grazie. Ma ho pure la schiena spezzata. Mica sono un faghiro io. E tu a cosa pensi?
Cazzi miei. Te l'ho già detto che non voglio domande. Parlami di te, invece, della tua famiglia. Ce l'hai avuto un padre? Mio padre era un tipo rozzo, primitivo, di poche parole. Prima sparava, poi parlava. La sola volta che lo vidi fuori dalla prigione fu quando evase per via della vacca. Noi figli eravamo rimasti senza sostentamento. Era successo qualcosa alla vacca? Non dava più il latte? No, la vacca era mia madre. Era scappata con un tipo. E mio padre era fuggito di prigione per poterci parlare. Con il tipo? No, con mia madre. Ah, e ci parlò poi? Ma no, te l'ho detto. Mio padre prima sparava e poi parlava. Che strano. Non riesco a trovare dei bei ricordi. Neanche uno? Forse uno. Un ragazzo più grande di me. Un tipo atletico. Si allenava dalla mattina alla sera. Non riuscivo mai a batterlo. Ci recavamo sul greto del fiume e si faceva chi pisciava più lontano. Vinceva sempre lui. Ma un giorno, non so come, forse perché la trattenevo da 4 giorni, feci uno schizzo fantastico. Il ragazzo piangeva. Mi strinse la mano. Quel gesto fu molto bello. Che ti succede? Ti fanno piangere i ricordi? Stupido. Dunque, essere stato scelto, diciamo, per questa inchiesta TV dovrebbe essere per te motivo d'orgoglio, e non è per ricordartelo, lo devi a me. Grazie, grazie. E come si intitola questo servizio? Dunque si intitola Inchiesta sull'infanzia ritardata di un cittadino medio. Beh, quando l'ho proposto in TV sono impazziti, hanno accettato immediatamente. E io sarei un cittadino ritardato? In un certo senso, ma tu sai che si tratta di una finzione. Comunque, la televisione ha bisogno evidentemente di far conoscere i motivi del ritardo mentale, diciamo a livello medio. Dunque adesso tu, come abbiamo fatto in studio, mi racconterai la tua vita, calmo, sereno, tranquillo come a casa tua. Forza ragazzi, andiamo. E chi è? Che c'è? Quanti bei ricordi e quanto divertimento con queste. Noi bambini eravamo poverissimi, non avevamo nulla. L'unico divertimento per noi erano queste e le risate che ci facevamo. Scusa, sai, non ho afferrato in cosa consisteva il divertimento. Ecco, noi bambini ci mettevamo lì e aspettavamo il passaggio del treno. Però prima, a turno, uno di noi alzava le sbarre del passaggio a livello. Se sapesse quante disastri. Gli autisti, vedendo le sbarre alzate, entravano nel momento in cui sopraggiungeva il treno. E patapum, fetem. Era stato uno spettacolo meraviglioso. E papà era casellante allora e non diceva niente? No, mio padre era in galera. E mamma? Mia madre invece era diversa. Mia madre le sbarre li teneva sempre abbassate. A lei piaceva fermare gli automobilisti, i camionisti, poi li portava a casa, li intratteneva. Però fu arrestata pure lei, poverina. Ah, bene. Noi bambine rimanemmo soli, senza che nessuno ci accudisse. Ed eravamo così poveri, senza mangiare, come quei bambini lì. Ah,
quelli non hanno nulla da mangiare. Ma se non mangiano niente, come fanno a... Ah, quelli giocano ai bambini ricchi. Tentano di cagare. Che c'hai? Non mi si sfida. Non mi aiuti? Vai a lavarti le mani prima di mangiare. Zozzone. Sei mangiata tutti i supplì? Oh, oh, erano anche per te? Erano per me. Pensi sempre a mangiare, tu. Chissà che ci sarà lì sotto. Perché non ti alzi e vai a vedere? Se un giorno passerò da quelle parti, mi tolgo la curiosità. Che cosa c'hai dentro questa boccuccia? Un linguone per chiamarti meglio. Bravo. E cosa c'hai dentro le scarpette? Due piedoni per prenderti meglio a calci in culo. Sotto il pantalone? Qualcosa da mangiare?
Sei molto scherzosa. Questo è Attila. Un cane eccezionale, buonissimo. Ma era sempre affamato. Consumava più lui che tutta la famiglia. Sapeva distinguere alla perfezione un ricco da un povero. I ricchi li accoglieva con molta grazia. I poveri invece gli erano antipatici. Quando morì ne soffrì moltissimo. E come morì? Come morì? Un poveraccio lo sbranò. Era molto più affamato di lui. Stop! Ma non le metto? Che mette? Posso andare? Oh, ci siamo dimenticati il messaggio? Quale messaggio? Il messaggio contenuto nel tuo bellissimo racconto. Tu sai che la televisione ha bisogno di qualcosa di visivo per abituare i telespettatori a pensare. Questo dove metto? Ah, dove t'ho detto? Ma attento, questo mi stacca le gambe, eh! Vai tranquillo, il cane è legato, c'è l'istruttore accanto! Via, azione! Buono, buono, buono! Ciao, Attila! Perché non saluti? Sempre con i poveri? Io non ti ho fatto niente, coi. Non sono neanche ricco. Togliete il mattino! Siete pazzi! No! 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 Aiuto! Andate via! Ah, 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 ah. Fermatelo! Fermatelo! Ah, ah, assassini! 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 Assassini!
Che cercavi nella mia borsetta? Niente. Un nome, un indirizzo, una qualche cosa di te. Oh. E che cosa hai trovato? Una zoccola. Ma che schifezze di sigarette fumi. Eh? L'hai trovata nella mia borsa? Sì. Ma che cavolo mi combini? Questa è la mia ultima razione. Di che? È marijuana. Mi gira la testa. Fatti una doccia. Mi fece perdere la calma, capisci? E così sono andato via. Beh, non te la prende. Dopo tutto quello che t'ha fatto tua moglie, mi pare che hai fatto bene a lasciarla. Beh, non esageriamo. In fondo, cosa ha fatto? Ma perché? Per te le corna non sono niente. Le corna? Ma le corna sono bassezze belle buone. Ma quali bassezze? Artezze. Arte come quell'obelisco. Anzi, pure più arte. Ma se mia moglie non esce mai di casa? Oddio mio. Ma non hai capito che l'amante ce l'ha proprio dentro casa? In casa? È quel signore che lei mantiene a pasta asciutta e zabbaione. Ma lei mi dice sempre che quello è ammalato. Sarà pure ammalato, ma un certo lì, eh? Ah, shish, marijuana, tutta roba di prima qualità. Brigati, ma proprio a me mi veni da pià per culo. Scusate, signorina Maria, è così vestita, non m'avevo riconosciuto. Scusate tanto. Ma chi è? Ma niente, il solito brigadiere travestito che va in cerca dei drogati. Agli ordini, brigadiere. Cretino, ma che ci vuol far riconoscere? E poi in servizi non si fuma, hai capito? Sicché sta zozza mi ha imbrogliato tutta una vita. A lui tutto, a me niente. Oh, e mo che fai? Vado a casa, faccio una straccia. No, ma sei bravo, stammi a sentire. Io te l'ho detto, sì, sono bravo, ma io l'ammazzo. Non me lo mette in mezzo. E me l'hai detto te tu. Te l'ho detto solamente perché sono amica. Ah, cornuto, vieni qua. Apri. Apri, figlio di puttana. Lo so che sei dentro. Apri. Ma come si permette? Lei chi è? Sono il marito della signora Margherita. Ah, finalmente. S'accomodi. Posso? Può. Prego. Non le dispiace se continuo a lavorare? Sa, mi aiuta molto. No, faccia. Carini, vero? Vuole giocare con me? Giocare a che? A fare i pupazzetti. È rilassante. Mi fa piacere. Una donna strana, sua moglie. Tempo fa è successa una cosa che non riesco ancora a spiegarmi. È entrata qui con un piccone. E guardi che ha fatto. Guardi. Il buco l'ha fatto con una violenza tale che non l'avevo mai vista. E poi se n'è andata. Perché l'avrà fatto? Boh. Strano. Sigaretta? Grazie. Ma questo è il mio accendino. Un regalo di Margherita. Che donna cara. In fondo sto bene qui. Non mi manca niente. C'è solo la questione delle donne. Voglio dire, insomma, Margherita. Sempre la stessa pappa, sempre la stessa pappa. A lungo andare viene a noia. Eh già, sembra la stessa pappa. Vedo che lei mi capisce. Margherita è una gran bella donna, per carità,
non discuto, ma alla fine, a furia di dare e dare, uno ne ha piene le palle. Lei mi capisce? Bisognerebbe cambiare. Lei, signor Franco, perché non mi viene a trovare più spesso? Ma lo sa che lei è tanto caro. Ho simpatizzato subito appena l'ho vista. L'unico lato negativo di questa mia, diciamo così, prigione è che sono diventato stitico. Stitico? E perché non prende un lassativo, una supposta di glicerina? Non è la supposta non basta, è Margherita che risolve tutto. Margherita? E che c'entra Margherita? Mi scusi, ma non ne vedo il nesso con mia moglie. Non capisco che c'entra. Se c'entra, è lei che mi fa un clisterino di tanto in tanto. Un clisterino? Ma certo, fa tutto per me. Ma ora che ci siamo conosciuti, dovrebbe liberarla di qualche lavoro. In che senso? Il clisterino me lo potrebbe fare lei. Io? Senta, mi tolga una curiosità. Lei mangiando tutta la pasta, vero, che io so, secondi, formaggio, ammazza caffè, come fa a mantenersi così magro, senza un filo di grasso? Questo è un segreto. Ma te lo voglio dire perché mi stai molto simpatico. Grazie. Anzi, ti posso dare del tu. Tanto siamo parenti ormai. Parenti? Scusa, tu vai a letto con tua moglie? Eh sì. Beh, e io che faccio? E poi faccio anche della ginnastica. Per esempio, facciamo un po' di flessioni. Uno e due. Hai visto? Uno giù e due su. Vieni, prova. Vieni un po' qua, vieni. Ma io veramente... È facile, poi è una cosa che fa bene. Non ci riesco. Ma sì, dai, dai che bello, dai. Aspetta un po', sulle braccia, dritte, così. Bene, allora, giù. Uno, bravo, e due, su. Sì, sì. Ancora. Uno, bravo, e due, ancora. Uno, e due. Che c'è? Eh? Che c'è? Ma come, ti sei già stancato? Ok, così, dai, dai, dai. Uno e l'altro. Non dai, mi lasciare. Così. No, no, non ti lascio. Sei pronto? Sì. Sì. Dai. Ah! Stop, stop. Che cosa c'è adesso? Qua sotto ci deve essere qualcosa di vuoto. Vogliamo guardare. Deve essere la tua testa. Oh, oh, oh. Beh? Oh, ma dico io, mi hai preso per uno schiacciaghiaia. Senti, senti, qui ci deve essere un segreto. Sotto è vuoto. Deve esserci un portagioielli. Vogliamo vedere? Io sono curioso. Voglio vedere quello che c'è. Non posso rimanere nel dubbio. Aspetta. Si apre. Beh, mi scusi, faccia con comodo, faccia. Ma... Alfredo, andiamo un po' con queste fotoflu che dovremmo girare. Allora, l'hai imparata bene la parte? A memoria. Cos'è, sei ancora arrabbiato per la storia del mastino, eh? Ma dimostri di avere poco spirito proprio. Senta, signora, io la rispetto, ma non si azzardi più di farmi simili scherzi. Ah, bla 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 bla, quanto è carino quando si arrabbia. Adesso però dobbiamo cominciare questa inchiesta televisiva sull'inquinamento delle acque che deve venire un sogno.
stupenda. Giorno. Andiamo, qui noi siamo pronti. Forza! Sì, dottor, venimo subito. Hai controllato lo zoom? Andiamo con sto microfono? Arriva! Venga, dottor. Inquinamento 1 prima. L'inquinamento delle acque ha raggiunto in Italia una tale gravità che il governo ha deciso di affrontare la situazione con la sua solita immediatezza e determinazione. Abbiamo qui con noi il professor Roglioni, direttore dell'Istituto Nazionale per la Tutela dei Fiumi e dei Mari. Professore, qual è la reale situazione delle acque e quale soluzione propone? Very well. La situazione, per non volere drammatizzare, è alquanto disastrosa riguardo i nostri mari. I nostri esperti hanno riempito una bottiglietta d'acqua nel mare di Ostia, sottoponendola ad un'accurata analisi. E quali sono stati i risultati? Ecco, i risultati sono stati albumina, acido urico, sali biliari, petrolio brillantina, cera per pavimenti, di acqua di mare solo scarsissime tracce, vero? E per quanto riguarda i fiumi? Well, se i mari piangono, i fiumi non ridono. Diamo un'occhiata, per esempio, al Tevere. Guardino, guardino, scatolame, qualche cadavere che viene da lontano. Guardino! Ma com'è possibile una cosa simile? Veda, secondo il nostro ufficio informazioni contro spionaggio rifiuti, vero, i romani mangiano troppo ed espellano dai 2 ai 3 kg di rifiuti al giorno che regolarmente vanno a finire nel Tevere. Se poi consideriamo che i romani sono circa 3 milioni, vero? Tirate un po' le somme voi. No, voi preparatevi per la prossima. Sono andato bene, signora. Benissimo, io non ho mai dubitato un attimo delle tue capacità. Grazie. Adesso però dobbiamo girare quell'ultima cosetta, vero? Ma dico, è proprio necessario. Ti sarei grata se tu non discutessi i miei ordini. Dobbiamo dare alla gente la fiducia di potersi bagnare ugualmente nei nostri fiumi usando quelle precauzioni che tu stesso, come d'accordo, indicherai. Forza, mi sembra ovvio, eh? E allora vado. Jack, inquinamento seconda. Azione! È fredda. Però è sempre acqua, vero? Adagio, adagio, bisogna abituarsi. Adagio, Liberate il coccodrillo! No, pazza! Aiuto! No! Ma è più veloce del coccodrillo quello là. Fermate il coccodrillo! Fermate il coccodrillo! Non gridare aiuto, cretino! Non far vedere che hai paura! Assassina! 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 Di là c'è del burro, prendilo. Dammi il burro. No, no. Su, non fare scherzi, dammi il burro. Dammi. Non mi far arrabbiare, dammi. Continui a giocare. Dammelo. Dammelo. Lo prendo.
È inutile. Su, portamelo. Non fare la furba. È peggio per te, sai? No, lasciami. Dammela. Ci sei. Ci sei. Sì. No. Fermo. Fermo. No, te lo mangi. Non mi fai mangiare mai. Che cazzo ci sarà lì sotto? Così? Tuo marito ti ha scaricata, ovviamente. Per forza. Ma guardati allo specchio. Ma guarda un po' come ti sei ingrassata. Mi sembri una balena. Ma perché non fai una dieta, dico io? Ma la faccio, la faccio. È perché gliel'ho fatta fare pure a lui che quello se n'è andato. Marguerite, quello se n'è andato perché tu c'hai l'amante, ovviamente. Ma quale amante? Ma che ti viene in testa? E chi sarebbe voi? Marguerite, ma se lo sanno tutti che da anni te la intenti con quel signore dell'ultimo piano. No. Anche a tuo rannunziato lo sanno. Ma che stai dicendo? Quello è Recchione. E sanno pure questo, sanno, ovviamente. Oh. Né, Marguerite, guardami bene negli occhi. Stessi prendendo per fessa questa vecchia zoccola di tua madre? Eh? Anch'io dicevo sempre alla buon'anima di tuo padre che erano tutti ricchioni. Ma dico io, ma vuoi insegnare a vivere proprio a me? Eppure io devo fare qualcosa per far tornare Franco da me. No! Un uomo incontra una donna, le piace tutto di lei, come ancheggia, come sa stare in cucina, come prepara i pranzi, come sa fare il bucato e persino come sa fare all'amore. Poi la sposa e si accorge di aver sposato un'altra donna che non sa ancheggiare e che nell'amore è una paralitica. E questo non basta, perché la stronza c'ha pure un amante, una checca, che gli prepara i bei pranzetti con le fettuccine fumanti, le bistecche con contorno, il formaggio, la frutta, il caffè, l'ammazza caffè. E il marito legittimo niente. Tutta quella fottutissima checca. E gli fa pure il clisterino, perché ha mangiato troppo. E a me il clisterino niente. Brutta zoccolona, stronza puttana. Hai fatto bene che ti sei ammazzata, e che un giorno all'altro l'avrei fatto io. Ti avrei ammazzata come una cagna. Sì, puttanona, ora sono felice. Sono felice, sì, e me la rido. E sai perché me la rido? Lo sai perché? Perché sono rimasto l'unico padrone di questo bordello.
e farò quello che mi pare. Andrò a letto con chi mi pare e mangerò fino a scoppiare. Puttana zoccolona! Puttana! Mortacci tu, io! Puttana tu! Mortacci tu! Prossima generazione! Puttana di una razza madre! Io lo ammazzo! Io ti ammazzo, brutto lurido! Che succede qui? Mi fanno una cosa come questa! L'ultimo dei belli, cosa ci posso far? Ho morbidi capelli, il labbro sensual, I love you. Ah, sei felice, eh? Felice innamorato. Ah, quante volte ti devo dire che non mi interessano le mignotte con le quali vai quando sei fuori di qui? Giù! Beh, mignotta no, strana, così. Una santa. Beh, non esageriamo, non è una santa. Te l'ho detto, è un tipo strano, magari un po' sadica, ma io penso di fare l'amore con lei. Quanto sei scemo. Scommetto che pensi di fare l'amore con lei in un letto normale, con un bel materassone di lana, eh? Magari, ma lei me lo farebbe fare sui chiodi, sui vetri rotti, su una rete metallica. Malgrado tutto questo, però, io non ne posso fare a meno. Mi sono innamorato, le voglio bene, mi sono affezionato a lei. Sai chi è quella donna, eh? Sei tu, capisci? Sei tu. Non dire stronzate. Asciugati. Use my working away, last class kid you. I'm taking my work and I you to come. You're not skin, but I can I can scoot to world away. Oh, let me love che ingegnere, lei sostiene che il sistema frenante dei nostri convogli di metro è fra i più efficaci e più perfezionati del mondo. Al 100%. Vede quella galleria? Da lì il convoglio arriva ad una velocità di 80 km orari. Ebbene, mediante i nostri sistemi frenanti, sappiamo che può fermare esattamente in 50 metri. Ah, prodigioso. Incredibile. E posso calcolare al millimetro dove fermerà il convoglio. Guardi. Esattamente qui, all'altezza di questo pilastro. Stop. Vediamo un po'. Non si possono dare al pubblico solo delle parole. Occorre un esempio pratico, una dimostrazione visiva che dia allo spettatore la certezza assoluta che quello che gli stiamo dicendo è esatto. Certamente. Franco, sdraiati là. Voi siete pazzi. Io lì non mi ci sdraio. Tu non fare storia, ha detto anche l'ingegnere che non c'è pericolo. Non facciamo il bambino, eh? No, non mi ci sdraio. Ingegnere, glielo spieghi lei. Ma giovanotto, lei può stare tranquillo. Lì si può mettere come fra due guanciali.
Si fidi di me, le pare che io metta a repentaglio la sua vita e il mio prestigio. Eh già, il suo prestigio. Come può? Dategli una scala, su. Su. Andiamo? Andiamo, Franco, vogliamo metterci a posto sulle rotaie? Vi prego. Su, voi, piazzatevi lì. Ingegnere, glielo do a lei. Tu prendi il microfono, avete capito dove? Ingegnere, prego, venga qui anche lei, così. Ecco, è sceso? Ecco, appena a posto tiro sulla scala. Hai capito tutto, eh? E andiamo, spicciati, su. Ma non c'è pericolo? No, Franco, non rompere le scatole, non aver paura, il treno si ferma. Speriamo. Stai calmo, non succede niente. Calmo, sereno. Sento che qualcosa si avvicina. Non ti muovere. Ci siamo, eh? Ci siamo? Allora siete pronti? Dunque tu mi passi in alto, eh? E quando il treno è vicino... Su. Io sono calmo! Motore! Sta arrivando! Certo, in orario. Sta arrivando! Ingegnere, non si è fermato? Eh no, non si è fermato. E che mi fa sprecare la pellicola così? Io sono mortificato, non capisco. Non era mai accaduto. Forse ci sarà stato un falso contatto nel quadro elettronico. Eppure, sono macchine che vengono dai cani, eh. Assassino! D'altra parte sono cose che possono succedere, lei capisce. Vabbè, non è che si può chiamare a truppo così. Comunque, guardi, io faccio una telefonata in centrale e sistemeremo tutto, le assicuro. Ingegnere, ma quando passa il prossimo? Fra 5 minuti. Assassino! Assassina! Assassina! Franco, mi dispiace, il treno non si è fermato. Bisognerà farne un'altra, eh? No! No! Me ne vado! Assassini! 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 Quello con me non lavora più, eh? Assassini! 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 Assassini!
Quante? 3.000 per me, 2 per la camera, più 600 di IVA, 5.600. Che famo? Niente. Non ti conosco! Ti devo dire una cosa! No, ascolta! Sei una mignotta! No, ecco cosa non sei! Non è vero, aspetta! Sì, vattene via! Ti posso spiegare! Non hai niente da spiegare! Fermati un minuto! Vattene via! Ti prego, un minuto! Non ti voglio vedere! Ti spiego tutto, aspetta! Ma non ti posso sentire! Fermati un minuto! Vai via! Adesso mi stai a sentire! No, non ci casco! Invece ti fermi lì e mi stai a sentire una volta Ma per una tutte! Ma una mignotta! No, fermati! No, no, no! Non ti muovere, hai capito? Non mi convinci! Guarda che io ti devo parlare, aspetta! Vai a fare la mignotta! No. Ci sono 1.000 lire per te, vai. Ascoltami! No, ho deciso! Hai capito? E invece no, ti fermi e mi ascolti. Mignotta, perché ho delle cose importanti da dire, hai capito? Non voglio averci a vieni che fare qua, per niente. Vieni qua, vattene. Devo parlare, aspetta. Ma te ne vuoi andare? Non ti nascondo. Ti do un calcio. Uno schiaffo. Guarda che se non ti vattene. Fai prendere. Puttanona! Non riesco a capire perché mi hai portato in questo posto. Aspetta, ti piacerà. Vedrai. Non credo. Dichino. Vuoi qualcosa da bere? Whisky? Champagne? Mezzo litro e una gazzosa. A me un lecca lecca. Una mignotta. Sì, caro, lo so. Lo so perché ce l'hai con me. Ma adesso cambierà tutto. Vedrai. Sta tranquillo, il terzo premio a tuo nipote glielo faccio vincere. Vabbè. Guarda però quei due come sono bravi. Cominciamo a eliminare. Senz'altro. Tu intanto, giusto. Buttami fuori, vai quell'orecchio e quel ciccione. Provi a me che sono il meglio d'acqua qua dentro. Niente importanza questo, non capisce niente. Namo via, va, namo, namo. Ma che boh. Balliamo. Mi spiace, non ballo più con te. Vieni. Su, vieni. No. Vieni! Ma che fai? L'ultimo tango ancora, dicesti mio amore, voglio ballar con te. Ed io guardando l'ora ti dissi, mi spiace, non ballo più con te. Ma tu come un ciclone,
piombasti su di me e mi portasti in pista insieme a te. Fu quel tango a Zagaror che distrusse il nostro amore per la tua manomania che mai più potrò scordare. Io bagnato di sudore non sapevo cosa far, se fuggir per la vergogna o restare lì a ballare. A Zagarolo non ci tornerò mai più, quel tango infame io con te non ballo più. L'ultima volta ancora dicesti mio amore voglio baciare te, ed io guardando l'ora ti dissi mi spiace io bacio solo me, ma come una bambina piombasti su di me e ti succhiasti l'aria che c'era in me. Fu quel tango a Zagaro che distrusse il nostro amore per la tua manomania che mai più potrò scordare. Io bagnato di sudore non sapevo cosa fare, se fuggir per la vergogna o restare lì a ballare. A Zagarolo non ci tornerò mai più, quel tango infame io con te non ballo più. Quel giorno incominciò. Che colpa della tua manomania. Ti ricordi? Ti dissi addio. E così fu. Addio. Vieni qui, fermati. È finita. Correre. Mi dispiace, vai via. Sono stanca, ti prego. No, tu sei pazza. Guarda, ascolta, io voglio sapere come ti chiami. Non lo so nemmeno io. Aspetta. Me lo hai insegnato tu. Senti, io ti amo, ti amo. Hai fatto lambo. Aspetta. Che è successo? Ho chiamato il 113. Ma perché? Sempre la stessa pappa, sempre la stessa pappa. Ho scelto la libertà. Compagno, andiamo.
Non è possibile. Ha sparato. Ora arriverà la polizia. Ma io non la conosco. La chiamavo solamente... così. No, Franco. No, per pietà, Franco. Non sparare, ti prego. Lo sai che ti ho sempre voluto bene. Ti prego. Faccio tutto quello che vuoi tu. Ti prego, Franco. Tutto, ti prego, Franco. Ti prego. Non sparare, ti prego. Che è successo? Oh, che paura. Un'altra resuscitata. Posa quel fucile. Mettilo giù. No, Franco, no, te prometto. No, sì, le prometto anch'io. Tutto. Per voi due, Franco. Ti prometto da fare tutto quello che vuoi tu. Te permetto tutto. Te l'ho promesso. Sì, sì. Anch'io tutto. No! Ti farò fare l'amore su materassi di piuma. No! Guarda, ti do metà della locanda. Anzi, te la do tutta, tutta tua. Schiava per sempre. No! Potrai avermi come vorrai. Avrai tutte le donne che te pare. No! Ma allora che vuoi? Ma che vuoi? Dimmelo che vuoi! Che vuoi? Borra! Adamo